14 e 15 dicembre, segnate queste due date in agenda perché per il 15° anno Albosaggia si prepara ad ospitare i mercatini di Natale. Per il paese orobico, un'occasione di incontro oramai consolidata sullo sfondo di un'atmosfera tipicamente natalizia, fatta di bancarelle, artigianato, spettacoli, musica e giochi destinati ai più piccoli, vera anima dell'intera manifestazione. Per Albosaggia e per tutta la Valtellina un volano attrattivo che con il passare degli anni richiama a sé un numero sempre crescente di visitatori provenienti da diversi punti della regione. Questa mattina la presentazione dell'oramai prossima manifestazione. Fondazione e amministrazione comunale di Albosaggia sono stati i precursori dei mercatini di Natale in Valtellina, che oggi invece si realizzano in molti altri territori. Albosaggia, tuttavia, sa renderli sempre interessanti e oserei dire anche unici. Dietro alla macchina organizzativa della due giorni, un lavoro di squadra a dir poco impeccabile. Ma diamo uno sguardo al fitto programma dell'edizione 2019, a cominciare dalla mostra dei presepi, curata dall'artista abruzzese Piero Boschetti, vecchia conoscenza del Natale Bosacce. Agricoltori, artigiani ed altri artisti, tra questi l'interprete teatrale Procopio, animeranno poi le vie del borgo dislocato nella zona del centro. Un viaggio fuori dal tempo, un'istantanea su una cultura alla quale il paese orobico non perde occasione per dimostrare tutto il proprio attaccamento. In sottofondo la musica delle zampogne, dei fisarmonicisti e dei cori gospel. Con più di qualche novità, tra queste la presenza di due grandi cupole geodetiche e tensostrutture a igloo riscaldate. Le novità di quest'anno sono soprattutto gli igloo riscaldati, uno interamente dedicato ai bambini. Nell'altro igloo ci saranno invece lo spazio è stato organizzato dai ristoratori del paese e ci saranno anche possibilità di apericene e di happy hour e addirittura pesce e zuppa di pesce. In un crescendo qualitativo oramai costante, a far bella mostra di sé anche la casa di Babbo Natale, gli stand dedicati agli intagliatori del legno e agli animali, fedeli compagni di chi, in questo lembo di orobie, è interprete di un'intramontabile tradizione. Tutti intorno gli allestimenti disegnati e realizzati dagli studenti di Albosaggia per un'occasione destinata a mettere assieme più generazioni. Come ogni anno, durante la seconda serata della manifestazione, la proclamazione della Donna dell'Anno, un premio alla vera interprete della famiglia. Albosaggia, quando ho iniziato con la prima edizione, probabilmente era il primo paese nella nostra provincia a organizzare i mercatini, che da subito hanno riscosso grande successo. Si punta sulla qualità e sull'atmosfera natalizia legata ai mercatini, cercando ogni anno di concentrare su un argomento, creando un'atmosfera che veramente richiami il Natale. L'area destinata ad ospitare i mercatini di Natale sarà agevolmente raggiungibile attraverso un servizio di bus navetta gratuito con partenza dal campus scolastico di Albosaggia.